villaggio di Malipalli, nello stato dell'Orissa, nell'India centrale. Se tutto sembra ordinato e curato, almeno dall'alto del cielo, è perché lo è. Campi ben segnati, erbe tenute a bada, per lo più grazie al duro lavoro in questo cuore agricolo dell'India, ma anche, sempre più spesso, a un diserbante. Quasi ogni casa ne ha una bottiglia parcheggiata su uno scaffale o in un angolo. Dav Charan lo teneva qui, sotto una catasta di legna. Shiva, spinto dalla disperazione, dalla rabbia momentanea, afferrò la prima bottiglia di veleno che trovò in casa. Non ebbe fortuna, perché trovò il paraquat, un potente diserbante. Dottor mane hamane ita sahajog kulli professor sarjan ne ke jinde anti chhan mori bel bhavishyat duniyar bigdi jaba bele etir jana hote korbar ke padwa bele ar tapane ne je ita dekho to amar avastha hat kana hoy jani ami kahi kome diye na parnu kichhi kore na parnu chua sori wala bela ame pante gar ko kete ono tati roenu te Shiva è finito qui, troppo tardi. Siamo nell'ospedale di Burla, il più grande ospedale pubblico nel raggio di 300 km, dove atterrano i grandi malati, anche quelli intossicati per il paraquat, e spesso sono passati attraverso vari ospedali di campagna prima di arrivare qui. E arrivano troppo tardi. Vedete al suo interno in che stato sono le strutture sanitarie pubbliche di questo paese. Preparatevi per uno shock. Corridoi stracolmi, odori indicibili, igiene immaginaria. È qui che lavora ogni giorno il medico chirurgo Shankar Ranchandani, conosciuto anche come il dottor Paraquat. Decine di pazienti aspettano per ore stipati nell'ambulatorio per ricevere 5 minuti di attenzione. Dopo aver dispensato diagnosi e cure in tempo record, il medico fa il giro nei reparti dove giacciono i pazienti più gravi. Oggi, nel letto numero 145, c'è Anand. So why did he take the paraquat? তুমি কাই পারফেক্ট কাট খাইলো পারফেক্ট কাইলে যে খাইলো ডিউ টু স্পোর্টিং ইট ইজ ওয়াই ডু ইউ নো দ্যাট ইজ রিয়েলি পয়জনাস ডাজ হি নো তুমি জানিতল পারফেক্ট খতরনাক আবি জানিতল জানি হি নিউ হি নিউ ওয়েন হি কেম হিয়ার হি টোল্ড ইউ ক্যান সেভ হিম বিকজ ম্যাডাম পেশেন্ট ওয়াজ ইন এ ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন এট দ্য টাইম দ্য পেশেন্ট ওয়াজ এডমিটেড এন্ড দ্য পেশেন্ট কন্ডিশন ওয়াজ স্টেবল বাট Il paraquat di cloruro è responsabile di centinaia di morti in India, per lo più suicidi, nelle campagne. 100 all'anno solo nello stato dell'Orissa. Come Anand e Shiva, la maggior parte delle vittime agisce d'impulso. Non ha pianificato di farla finita, ma afferra il primo recipiente di veleno a portata di mano. Il problema è che se si tratta di candeggina, veleno per topi, un pesticida, ci si può salvare. Esistono antidoti, procedure, ma se si tratta di paraquat, un solo cucchiaino e non c'è niente da fare. Bye then, see you next time, ok? Good luck. Non lo rivedrò più. Anand morirà il 17 novembre di fibrosi. Il dottor Shankar Ramchandani ha a cuore la battaglia contro queste morti. Stanco di vedere pazienti che non ha alcuna possibilità di salvare, per due volte ha fatto lo sciopero della fame insieme ad altri medici in Orissa. Vogliono che il paraquat venga bandito in India. Yes, a lady requested me that sir, please you take my ornaments and save the life of my husband. And the patient died, but that situation created a agitation in my inner heart. That I should do something for these people because being a doctor, I know the outcome, I know the fatality of this paraquat and still there I am remaining silent. Oltre 50 paesi nel mondo hanno vietato questo erbicida, compresi i vicini Sri Lanka e Vietnam, persino la Cina, ma non l'India, la più grande agricoltura del mondo.
Un primo risultato è arrivato il 5 ottobre. Lo stato dell'Orissa ha vietato la vendita del paraquat, ma solamente per 2 mesi. When I came across the news that paraquat had been banned in the state, and the agriculture secretary gave me the message, I was so much happy that was the greatest day for a physician. Il divieto è stato una sorpresa, soprattutto per gli agricoltori. Il 90% di loro lo utilizza in India perché ha ridotto di molto il lavoro manuale nei campi. Incontriamo un leader sindacale nel distretto di Bagar, a un paio d'ore dall'ospedale. Jitna pesticide aur fertilizer use karte hain wo Asia mein sabse zyada hai Bagar mein sabse zyada Asia mahadesh mein to uske chalte yahan kya hua cancer patient jo Bharat mein aur ek rajya hai ye Punjab mein cancer patient sabse zyada hai iske chalte kisanon ke beech dono tarah ke reaction hai ek kuch kisan bol rahe hain ki ye itna suddenly band karna nahi chahiye aur bahut sare kisan bol rahe hain ki ye band hona chahiye band hone ka kai karan hai Bagar mein jitna farmers suicide hota hai pehle jo ye jo paraquat nahi tha tab suicide mein log bach jate the lekin jab se paraquat aaya hai usme se 95% jo zeher pee rahe hain wo bilkul mar rahe hain. Ma senza istruzione né formazione il cambiamento non è facile. Questo gruppo di agricoltori di Bagar non è contento del recente divieto. So are you happy that is banned now in Orissa? Ye ban hai. Kushi hai aur nahi kushi hai? Kisan to kushi nahi hai. Kisan kushi nahi hai. No, because bahut because ye bhi effect pad raha hai aur sare pesticides wo bhi effect pad raha hai. Lekin ye zyada pad raha hai. Syngenta, la società con sede a Basilea, ora di proprietà cinese, ne è stata l'inventore ed è il leader in questo mercato. Ma recentemente ha ceduto il marchio del suo Gramoxone per l'India alla Crystal Crops di New Delhi. Un negozio del Punjab ne ha ancora una bottiglia. Il negoziante dice che Syngenta si è ritirata dal mercato indiano per la concorrenza dei produttori locali, ma anche per sfuggire alla cattiva pubblicità legata ai casi di suicidio. Ma lei lo dice ai clienti che questa roba è pericolosa? E la vende a tutti? Il Punjab, il granaio del paese, produce la metà dei cereali e del riso dell'India, ma ingerisce 4 volte i prodotti agrochimici per chilometro quadrato. Anche qui si registra un alto tasso di suicidi con il diserbante che non lascia scampo. There are many acute poisoning cases in our area. One cause is that poisons are easily available in our area. Second is the stress level is so high in Punjab. Economical burdens are so high that people consume it to end their life as an easy way. When you go around, you come here, it's so green, it's so beautiful. You can't believe that they are not happy. The green fields we see make us happy, but in every green field, at every motor, there is a bad story. That story is of consuming some poison. There is a story of some farm chemical ingestion death, suicidal deaths. In every village, in every farm, in every street, in the villages, these are not the green fields. These are basically the killing fields. Il dottor Singh vuole ottenere un divieto come in Orissa e mandare un segnale forte a New Delhi. Many people come to us after inhalation of poisonous fumes when they are spraying in farms. People come sick with the nausea, vomiting, with tremors, with
hot flushes. They got treatment for two, three days. After that, when they got recovered, they will again go and do the same dangerous job. L'ospedale organizza giornate di mobilitazione con gli agricoltori e la stampa locale per mettere in guardia sui pericoli del paraquat. Per esempio, spesso lo si tiene in casa su uno scaffale, accanto ai detergenti, alla portata dei bambini. Lo prendiamo dal negozio agricolo, ma non sapevo che fosse pericoloso. Non ci consigliano nemmeno di usare i dispositivi di protezione quando lo spruzziamo, di non inalarlo e di tenerlo lontano dalle persone. Mentre negli altri paesi in cui il paraquat è legale, primo fra tutti gli Stati Uniti ma anche l'Australia, la vendita è regolamentata, servono permessi e corsi per manipolarlo, in India lo possono comprare anche i bambini, anche su Amazon. Eppure, dove è stato vietato, come in Sri Lanka, i suicidi sono diminuiti del 21%. Allora perché l'India non è riuscita a vietare o addirittura a regolamentare questo pericoloso veleno? Dobbiamo chiederlo al ministro dei prodotti chimici e dei fertilizzanti, Manshuk Mandavia. Il problema è che non risponde alle nostre mail o telefonate. Siamo arrivati a Delhi, al Ministero per i fertilizzanti e le sostanze chimiche. Vediamo come va oggi. Hello. Is it possible to speak to someone in the Ministry of Fertilizers? Anyone, press office? Your good name? Chiara Reed. Chiara Reed? Yes, from RSI, Swiss Television. Madam, you got in your smartphone. Minister is not sitting here. Ah, beh, vediamo ora se questo secondo indirizzo dove risiede il Ministero della Salute insieme al Ministero delle Sostanze Chimiche e dei Fertilizzanti, in una sola persona, sono a pochi metri da qui. Ora vediamo se ci ricevono. They said, dicono che non è qui, che il ministro non c'è oggi, che i sottosegretari sono a Shastri Bhavan, che è da dove veniamo. The National Television of Switzerland, and I've been asking for an interview for about 1 month. 2338 661. Incontriamo invece Colin Gonsalves, avvocato per i diritti umani a New Delhi, che ha ricevuto più di una minaccia di morte. So you have a substance that in the country where you your headquarters are, in this case Switzerland, is banned, or China is banned, but you can sell this substance to other countries that are less developed. Can't do that. International human rights law will not allow you to do that. Is this lobby so powerful? Because there have been many committees trying to ban paraquat. Paraquat is the most used. It's used by 90% of farmers because it's so easy. You spray, everything dies. Why is never been banned? How does the lobby work? Well, I'll tell you, as far as the developing country is concerned, the lobby is very powerful. And the lobby is based on corruption and bribery, as simple as that. You pay your officials from the minister down, and you'll get your clearance in a minute. What is the low resources available to people here who are harmed by a chemical product? See, there are really no resources for people who are desperately poor, as farmers are in India. You can't imagine. So are they going to be able to access the Indian courts? No. Are they going to be able to do something in the international fora? No. So when they come across a product like this and they keep it in their homes and it touches them and it touches their children, and they just quietly die. In India and in poor countries, there is no recourse to any redressal. There's been cases that you try to get some redressal. Well, I'm doing a collective case to get all herbicides, pesticides, chemicals that are banned in the European Union and banned abroad, banned in India also. In attesa del divieto si continua a morire. Riceviamo una chiamata da un medico tossicologo e torniamo in Punjab, dove troviamo due pazienti in ospedale. Un contadino sceso dall'alto dell'Himalaya che ha bevuto un sorso di paraquat credendo fosse sciroppo per la tosse. Per lui non c'è speranza. E un giovane di 16 anni.
Il dottor Ashish Balla sta facendo il possibile. I worked in the emergency for nearly 18 years and looking at all the poison patients have been a kind of a passion. How's he doing otherwise? So currently his AKI and his ransomnitis has settled. Output has been obviously in the oxygen examination not showing any presence of any opacities bilaterally. This is yesterday's, no? And this is earlier. You see this patch? Questo ragazzo non viene da una famiglia di contadini. Dopo una lite con il padre, ha ingerito un sorso di paraquat che i genitori avevano comperato per eliminare una pianta cresciuta sul terrazzo urbano. Ora ha piaghe nella bocca, nell'esofago, viene alimentato dal naso, soffre molto. Com'è possibile che una sostanza del genere sia venduta al banco e sia lasciata in circolazione? Mio figlio ha un dolore tremendo. E non sappiamo se si salverà. Hanno visitato molti medici. Mi dicono che avrà il collasso degli organi interni e che quasi tutti i pazienti muoiono. Come fa una madre a sopportare tutto questo? You didn't want to kill yourself. I You want it. What do you want to say to the other kids that might take this? Don't take this. It is awful and it is pretty painful. And your family will be pretty sad. And it is extremely, extremely painful. Is there any way we can remove the poison from the body by using some method, like hemoperfusion or hemodialysis? There are studies which show that if you do a charcoal hemoperfusion, you can remove the poison from circulating in the blood before it attaches to the tissues. Now that again is very useful if it is done early in the course. It affects three organs. It affects kidneys, it affects liver, and then it affects the lung. Now the lung affection is not right up front. So the kidney affection and the liver affection is up front. This lung function continued to deteriorate over a period of time. È possibile sopravvivere senza questo mostruoso riservante? L'India ha bisogno di garantire la sicurezza alimentare di 1.400.000 persone, ma l'agrochimica è davvero necessaria? A Dehradun, ai piedi dell'Himalaya, l'azienda agricola dell'ecologista Vandana Shiva da 30 anni cerca di dimostrare proprio questo. So, before Green Revolution in India, farmers they do this type of weeding work. They don't use any weedicide and anything. When Green Revolution came, there are so many chemical comes in India, like Monsanto and other chemical companies. They think farmers is foolish. They give free of cost. Weedicide and herbicide and any chemical, and farmers think, oh, it's good, and they don't know what the consequences of this chemical, this weedicide. Vandana Shiva ha educato 200.000 agricoltori nella regione a passare all'agricoltura biologica. Ma questo contadino non aveva nemmeno bisogno di persuasione. Per tutta la vita ha fatto a meno di diserbanti e anche degli altri prodotti chimici. Oh, I am farmer. This is my permanent work. क्योंकि केमिकल यूज करके अनाज में भी ये बीमारी जाएगी और उस अनाज को हम खाएगा तो हमारे अंदर बीमारी पैदा होगी तो लोगों ने मैक्सिमम जो है केमिकल को बंद करना चाहा ये सब कुछ पता हमें नव धान्या से ही मालूम हुआ आइए इस घास को निकालो Ha trasmesso le sue convinzioni ai figli e ai nipoti, che ogni mattina sono felici di svolgere con lui lavori agricoli prima di andare a scuola. Durante le ricerche per questo documentario abbiamo intervistato i parenti delle vittime del paraquat e incontrato malati tra la vita e la morte. Tutti sono oramai deceduti. Ma c'è ancora speranza per il ragazzo sedicenne di Chandigarh.
Good evening, ma'am. Come stai, Harshi? I'm fine, ma'am. They gave a really good opinion, like very good answer. They said my esophagus is almost healed up. You sound good. You still have your pipe in the nose? Yes, ma'am, I have a pipe. I'm really excited to eat. I plan to eat McDonald's, pizza, little bit South Indian. So many things I want to eat.